Buonasera a tutti. Avviamo oggi il ciclo di audizioni informali in videoconferenza in merito al disegno di legge numero 2307 e connessi in materia di educazione finanziaria. Avverto che se non vi sono obiezioni, l'audizione sarà trasmessa mediante l'impianto audiovisivo a circuito interno, nonché mediante trasmissione televisiva sui canali web, YouTube e satellitare del Senato della Repubblica. Ricordo che i senatori possono partecipare anche da remoto all'audizione. Ascoltiamo la Capo Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria della Banca d'Italia, dottoressa Magda Bianco, accompagnata dalla dottoressa Alessandra Staderini, Vice Capo del Servizio Educazione Finanziaria, dottoressa Daniela Marconi, Capo della Divisione Giovani, Analisi e Indagini del Servizio Educazione Finanziaria, la dottoressa Marisa Guida, Capo della Divisione Adulti e Scuola Lavoro del Servizio Educazione Finanziaria. Vi seguirà per l'Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio, consigliere Beppe Ghisolfi. Do la parola alla dottoressa Magda Bianco. Grazie, spero che mi sentiate bene. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio davvero l'Ufficio di Presidenza e i rappresentanti dei gruppi parlamentari della Settima Commissione del Senato per aver invitato la Banca d'Italia a esprimersi sui disegni di legge, il 2307 connessi con norme sull'insegnamento dell'educazione economico-finanziaria. Io sintetizzerò alcuni punti della memoria che abbiamo inviato e che spero abbiate ricevuto e che se non avete obiezioni pubblicheremmo anche noi. Siamo poi ovviamente a disposizione per qualunque approfondimento ulteriore che possiate ritenere utile. Direi che l'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria è ormai ampiamente riconosciuta ovunque, anche a livello internazionale, essenzialmente per i suoi effetti sul benessere finanziario individuale, nel favorire nella popolazione una partecipazione più attiva e responsabile alla vita economica del paese, per gli effetti sulla stessa stabilità finanziaria, del sistema nel suo complesso. Per i giovani in particolare, di cui parliamo oggi, perché economia e finanza svolgono ormai un ruolo fondamentale nel quotidiano individuale, ma anche per la vita sociale, perché i giovani affronteranno una vita lavorativa molto più discontinua e anche uno scenario previdenziale che attribuirà maggiore responsabilità agli individui nella formazione del risparmio per l'età anziana. E poi più in generale perché sappiamo che la consapevolezza finanziaria rende molto più resilienti rispetto agli shock in generale. Ecco, in Italia molto è stato fatto sicuramente. A partire dagli anni 2000 sono aumentati molto i soggetti pubblici e privati impegnati in questo campo. La Banca d'Italia promuove l'educazione finanziaria sin dagli anni 2000, nella convinzione che l'educazione finanziaria sia davvero il necessario complemento alla tutela diretta dei consumatori di servizi finanziari. Tutela diretta che ci vede pure molto attivamente impegnati in misura via via crescente. Ecco, noi crediamo che assicurare maggiore consapevolezza ai clienti renda più efficaci gli stessi strumenti di tutela pubblici. Poi dal 2017 l'Italia si è dotata di una strategia nazionale di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria è incaricato di attuare questa strategia. Banca d'Italia è un membro attivo e convinto del Comitato. Ecco però, nonostante tutto questo, il numero di persone che vengono raggiunte da iniziative di educazione finanziaria è ancora contenuto e le competenze finanziarie degli italiani continuano a essere basse, anche se devo dire che alcune indagini recenti, sia nostre di Banca d'Italia che della Consob, segnalano alcuni miglioramenti. Qua non mi soffermo sui livelli di alfabetizzazione finanziaria, in particolare degli studenti, vedo che nelle relazioni che accompagnano i disegni di legge sono citati dei dati, li trovate nella memoria. Vorrei soffermarmi invece su un punto che penso sia fondamentale per poi affrontare le debolezze, cioè ragionare sulle cause di queste criticità. Nella memoria ragioniamo in particolare su tre, che sono fondate su analisi empiriche solide. Primo, il motivo per cui siamo qua oggi, la materia non si insegna a scuola. Noi abbiamo analisi, basate sull'indagine dell'OCSE PISA, che mostrano che nei paesi dove l'educazione finanziaria è inserita in modo strutturato nelle materie obbligatorie, gli studenti hanno effettivamente risultati migliori, un po' come atteso. In realtà troviamo dei risultati migliori anche quando gli studenti semplicemente incontrano elementi di educazione finanziaria, anche se non in modo strutturato nei curricula. Secondo
Secondo punto, abbiamo un legame con altre competenze. Allora, l'alfabetizzazione finanziaria è in generale, ovunque, correlata con le altre competenze di base, in particolare naturalmente con la matematica. Allora, il livello mediamente più basso delle competenze di matematica dei nostri giovani può in parte spiegare il divario con gli altri paesi. E però anche a parità di competenze di matematica, in Italia gli studenti hanno in alfabetizzazione finanziaria performance peggiori rispetto ai coetanei, suggerendo che forse c'è un legame anche con le modalità con cui la stessa matematica viene insegnata. Una nostra analisi, un nostro studio mostra che l'efficacia della matematica sulle competenze finanziarie è maggiore quando lo stile di insegnamento è più orientato all'applicazione delle conoscenze a contesti di vita reale, quella che chiamano attivazione cognitiva. Terzo punto, vi è sicuramente un problema culturale. Noi sappiamo che un ruolo fondamentale è svolto naturalmente dalle famiglie come prima fonte informativa per i giovani sui temi economici e finanziari. In Italia si parla di questi temi, di denaro, di finanza, in famiglia, meno che negli altri paesi. Ancora meno con le ragazze rispetto ai ragazzi, indipendentemente o anche indipendentemente dal background familiare, dal background socio-economico. Gli studenti che provengono da background familiari più svantaggiati tendono a rivolgersi più frequentemente ai docenti per avere questo tipo di informazioni e quindi diventa ancora più importante la funzione che la scuola può svolgere anche nel ridurre i divari. Ecco, cosa si è fatto fino a oggi? Il Comitato per l'Educazione Finanziaria ha lavorato in questi anni in particolare sul tema dell'inserimento delle competenze di educazione finanziaria nella scuola, realizzando delle linee guida per lo sviluppo delle competenze appunto nella scuola. È uno strumento, diciamo, metodologico messo a disposizione di chi offre programmi per promuovere l'insegnamento nel piano dell'offerta formativa. Un secondo lavoro che è stato svolto è stato quello di predisporre un altro documento di supporto che abbiamo definito indicazioni operative per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, che declina proprio le competenze, quelle individuate nelle linee guida, in spunti operativi per facilitare l'inserimento a oggi nelle materie curriculari esistenti, nei diversi anni scolastici, nei diversi tipi di scuola. Veniamo all'esperienza della Banca d'Italia. Noi abbiamo svolto un ruolo che pensiamo un po' pionieristico nell'introduzione dell'educazione finanziaria nelle scuole. Abbiamo siglato già nel 2007 un protocollo col Ministero dell'Istruzione e proponiamo questo progetto che si chiama Educazione finanziaria nelle scuole. Dal 2008-2009 a oggi abbiamo raggiunto circa 500.000 di studenti e abbiamo svolto in passato e stiamo svolgendo oggi degli esercizi di misurazione dell'efficacia di questi progetti. In passato l'abbiamo trovata, la stiamo ripetendo. Ecco, il progetto è rivolto a tutte le scuole, dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado. È fondato su un approccio che coinvolge i docenti. Le filiali della Banca d'Italia offrono su tutto il territorio percorsi formativi ai docenti di tutti i livelli scolastici e successivamente ovviamente i docenti portano nelle loro classi queste competenze. Il progetto è supportato da risorse didattiche gratuite che sono state create ad hoc per questo progetto. I nostri materiali, che si chiamano Tutti per Uno, Economia per Tutti, comprendono un volume per i ragazzi e un volume per i docenti differenziati per grado. Il volume per i docenti utilizza un linguaggio molto semplice e friendly. Quelle per i docenti suggeriscono attività aggiuntive, collegamenti con materie curriculari per facilitare appunto l'utilizzo nelle classi. Oltre a questo progetto, che è quello più importante con cui la Banca d'Italia raggiunge le scuole, abbiamo molte altre iniziative, sono sintetizzate nella memoria, quindi non le descrivo. Ne cito solo alcune perché sono più sinergiche, diciamo, col progetto della scuola. Abbiamo sviluppato dei moduli di didattica a distanza durante la pandemia. Abbiamo percorsi per le competenze trasversali, i PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, basati sulle nostre funzioni principali, per cui gli studenti simulano con i nostri esperti proprio un processo di lavoro per realizzare un prodotto collegato a quelli che sono i mestieri che si svolgono in Banca d'Italia. Sperimentano tra l'altro anche progettazione di percorsi di educazione finanziaria. Nell'ultimo anno abbiamo proposto 240 percorsi e coinvolto circa 2.400 studenti in piccoli gruppi, perché vengono proprio da noi, restano con noi e lavorano con noi per una settimana.
Abbiamo una competizione che si chiama Inventiamo una banconota, che coinvolge gli studenti di nuovo di tutti i gradi. Lo scorso anno la competizione era sul tema economia e società, gli insegnamenti della pandemia, e hanno aderito quasi 800 scuole. Partecipiamo alla Global Money Week, al mese dell'educazione finanziaria. Abbiamo un portale per l'educazione finanziaria, l'economia per tutti, che ha un linguaggio semplice, friendly, su cui ci sono tutti i nostri materiali. E stiamo progettando un museo della moneta e finanza, uno spazio espositivo ed educativo sul ruolo e funzionamento delle istituzioni monetarie e finanziarie, che pensiamo potrà supportare i percorsi di educazione finanziaria. E veniamo ai disegni di legge sull'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria. Allora, l'esperienza della Banca d'Italia e anche le evidenze di cui, che ho riportato fino a qui suggeriscono davvero l'importanza di promuovere l'educazione finanziaria in primo luogo nelle scuole, con una pervasività maggiore di quella che è stata possibile avere fino ad oggi. I tre disegni hanno ambiti di applicazione in parte diversi, io mi concentrerò su quello più recente, il 2307, che propone di inserire l'educazione finanziaria nell'insegnamento dell'educazione civica, prevedendone la menzione esplicita sia tra i principi a cui si deve ispirare l'educazione civica, l'articolo 1, sia tra le tematiche per cui devono essere individuati dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento. E l'educazione finanziaria viene poi collegata in particolare all'ambito Costituzione e cittadinanza. Ora, io credo che l'inserimento delle competenze economico-finanziarie nell'ambito dell'educazione civica offra alcuni vantaggi. In primo luogo, l'educazione civica è un insegnamento di carattere trasversale, attualmente obbligatorio, e quindi l'inserimento dell'educazione finanziaria renderebbe realizzabile l'insegnamento in tempi rapidi. E del resto le finalità ultime dell'educazione finanziaria sono assolutamente in linea con quelle della legge che istituisce l'introduzione dell'educazione civica. Le competenze economiche e finanziarie contribuiscono davvero a sviluppare una cittadinanza attiva. E in effetti devo riportare l'esperienza che abbiamo avuto noi con il nostro progetto di educazione finanziaria nelle scuole, nell'ultimo anno scolastico, che era il primo di introduzione dell'educazione civica, che ci suggerisce che di fatto c'è già uno spazio per l'inserimento. Noi abbiamo verificato che quasi l'80% degli insegnanti che hanno svolto il nostro progetto ha ricompreso effettivamente l'insegnamento dell'educazione finanziaria in quello dell'educazione civica. Quindi in qualche modo l'educazione finanziaria è già stata considerata una componente importante per promuovere il raggiungimento di una cittadinanza consapevole e attiva. Devo ricordare poi in secondo luogo che l'inserimento dell'educazione economica e finanziaria in insegnamenti che possiamo equiparare a quelli italiani dell'educazione civica è una strada intrapresa in altri paesi che stanno introducendo appunto l'educazione finanziaria come insegnamento obbligatorio, modelli diversi a seconda del contesto istituzionale, però effettivamente nella maggior parte dei casi l'educazione finanziaria è stata inserita esplicitamente nell'educazione civica, ad esempio in Inghilterra, in Portogallo, in Svezia, oppure come insegnamento interdisciplinare. E quindi questo inserimento può essere davvero considerato un primo passaggio di un percorso verso una diffusione sempre più strutturata di queste materie. Per realizzare questo obiettivo, però, credo che sia davvero necessario che le modifiche proposte dal disegno di legge siano accompagnate da altre misure che rendano efficace la previsione normativa e che superino un po' gli ostacoli che noi incontriamo ancora oggi. In primo luogo è necessario, crediamo, potenziare la formazione degli insegnanti sulle materie economiche. Sulla base della nostra esperienza, l'introduzione di contenuti economici negli insegnamenti curriculari è davvero limitata non solo da ostacoli culturali, che avevo citato prima, ma anche dalla scarsa numerosità di docenti che appartengano alle classi di concorso che implicano conoscenze di economia. Per gli insegnanti della scuola primaria una via percorribile potrebbe essere quella di introdurre competenze economico-finanziarie nei corsi di laurea in scienza della formazione primaria, per esempio. In secondo luogo, ricordo che il testo del disegno di legge 2307 fa riferimento a una definizione di educazione finanziaria molto centrata specificamente sulla finanza personale, il risparmio e l'investimento. Qua potrebbe essere desiderabile, auspicabile, un ampliamento della definizione per includere anche concetti di base dell'economia, come peraltro in qualche modo era previsto nei disegni di legge precedenti, il 50 e il 1154. Insomma, l'introduzione dell'educazione finanziaria in un insegnamento obbligatorio già esistente, come l'educazione civica, credo sia una misura importante e urgente
per proseguire davvero con maggiore forza e efficacia il percorso che abbiamo avviato con la strategia nazionale di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale verso un innalzamento della cultura economica e finanziaria dei giovani. Credo che un livello più elevato di competenze economiche e finanziarie consentirà ai nostri giovani di essere cittadini più consapevoli, attivi, attenti al benessere proprio e degli altri, alla stessa sostenibilità delle proprie scelte. Credo che sia urgente rendere questo futuro possibile. Grazie. Grazie alla dottoressa Bianco. Passo la parola al consigliere dell'Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio, Beppe Ghisolfi. Buongiorno, grazie per l'invito e sono contento di poter esprimere il mio parere del tutto personale, perché io, in attesa che la Banca d'Italia e tutti gli altri enti cominciassero a fare educazione finanziaria, 25 anni fa sono partito da solo come presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, visto che avevo fatto per anni anche il professore e l'insegnante, e ho cominciato ad andare nelle scuole. Io dico sempre ai ragazzi che della frase che poi chiude tutto il senso del discorso, ricordati che anche se non ti occupi di economia, l'economia prima o poi si occuperà di te. E con questo c'è già la motivazione principale per cui la materia educazione finanziaria andrebbe inserita nelle scuole. Io sono andato 25 anni, vado ancora tuttora, adesso ho rallentato l'attività a causa del Covid, ma ho incontrato nell'arco di tutti questi anni circa 5.000 studenti in tutta Italia. E cosa ho visto? Ho visto che da parte dei ragazzi c'è un grande interesse ad essere informati, tant'è che dopo la lezione c'è una serie incredibile di domande, che quindi i ragazzi vogliono essere informati perché comprendono che oggi, senza nozioni di economia, senza nozioni di finanza, tu non sei neanche in grado di seguire un servizio televisivo. Vengono trasmessi tanti servizi televisivi di economia, però la gran parte della gente non li comprende perché non ha gli strumenti per comprenderli. Come ha già detto la dottoressa Bianco, in molti stati del mondo, per esempio negli Stati Uniti, in 25 stati su 50, la materia educazione finanziaria è obbligatoria. E poi negli altri stati dove non è obbligatoria la materia, ci sono però dei corsi a cui sono obbligati praticamente i ragazzi a partecipare, per cui in effetti educazione finanziaria si fa. Io non sono molto d'accordo sul fatto che la materia venga inserita con l'educazione civica, cioè va bene per non far nulla, meglio questo che nulla, però non mi convince molto perché già l'educazione civica si insegna poco, già gli insegnanti che insegnano l'educazione civica non credo abbiano la preparazione per fare l'educazione finanziaria. E quindi questo rende tutto più complicato. Alla fine si fa poi qualche accenno durante l'anno all'educazione finanziaria, ma secondo me non si risolve il problema. Il problema si risolve inserendo una materia che si chiama educazione finanziaria, c'è da decidere se inserirla nelle medie o nel biennio delle superiori, ma una materia come per esempio in Portogallo l'hanno inserita già da 3 anni, o come in Giappone, che addirittura c'è un piano nazionale che prevede che non solo i ragazzi delle scuole, ma anche per gli adulti ci siano questi corsi, vista l'importanza. Io cito come esempio in Italia la Regione Veneto, perché la Regione Veneto ha avviato veramente un piano di educazione finanziaria in tutte le scuole e utilizza per gli insegnanti, per gli insegnamenti, la FEDUF. La FEDUF, lo ricordo per chi non lo sapesse, è la fondazione che ha creato l'ABI alcuni anni fa, e il presidente Patuelli ha voluto creare appositamente questa fondazione per diffondere l'educazione finanziaria, e ha cambiato anche lo statuto dell'ABI mettendo che tra gli obiettivi dell'ABI c'è anche questo, perché interesse anche delle banche, non solo dei clienti, che l'educazione finanziaria sia conosciuta. Io ricordo che quando ero vicepresidente dell'ABI venivano le delegazioni a dirmi che avevano comprato queste obbligazioni subordinate e che le banche non li avevano informati, le banche avevano fatto questo, questo e quest'altro. Io mi limitavo ad una sola domanda: che cosa sono le obbligazioni subordinate? Io non ho mai trovato uno
dicasi uno che mi abbia risposto correttamente a questa domanda. Quindi interesse delle banche e dei clienti che i termini si conoscano, perché io sostenevo questa tesi, dico: ma come, voi per carità le banche non vi hanno informati, le banche sono cattive, ma lei ha comprato un prodotto che non sapeva cos'era, cioè lei compra un'obbligazione subordinata e non si è chiesto neanche che cosa fosse. Quindi io credo che sia interesse di tutti diffondere appunto al massimo l'educazione finanziaria. Faccio notare che noi siamo un paese dove il risparmio è al massimo, mentre la conoscenza dei termini finanziari è al minimo. Noi siamo 63esimi nel mondo come paesi informati di educazione finanziaria su 145, e questo è anche un danno economico notevolissimo. Noi abbiamo sui conti correnti italiani, ci sono 1825,6 miliardi. Con l'inflazione al 2%, sappiamo che in questo periodo è di molto superiore al 2% in questi mesi, ma calcolando un'inflazione al 2%, fra 10 anni noi avremmo che i 1825 miliardi diventano 1491, quindi una perdita economica enorme per gli italiani per via della disinformazione, perché ovviamente lasciare il denaro sui conti correnti non è investire bene. E tra invece con un investimento qual è stato quello medio degli ultimi anni tra obbligazioni, azioni e quello che si è investito mediamente, i 1825 miliardi diventerebbero in 10 anni 2825 miliardi, cioè sarebbe 1000 miliardi in più nelle tasche, come dite sempre voi politici, nelle tasche degli italiani. Ecco, metteremmo 1000 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Io per tutti questi motivi non mi dilungo, perché è inutile, ha già detto tutto molto bene la dottoressa Magda Bianco, di cui ho la massima stima. Io ritengo che la materia dovrebbe essere inserita, secondo me va bene anche con educazione civica, meglio che nulla, ma invece sarebbe opportuno che la materia fosse per conto proprio un'ora alla settimana, sia nelle medie che nel biennio delle superiori. Vi ringrazio molto. Grazie a lei, consigliere Ghisolfi. C'è la senatrice Sbrollini che vuole fare una domanda. Sì, buonasera e grazie per i vostri autorevoli pareri. Noi in questa fase appunto di audizioni stiamo raccogliendo come firmatari delle diverse proposte di legge appunto consigli, suggerimenti, e quindi è un ringraziamento veramente sentito, credo di poter parlare a nome di tutta la Commissione. Capisco anche le perplessità adesso avanzate dal professor Ghisolfi rispetto appunto alla questione di legare l'insegnamento dell'educazione finanziaria all'interno dell'educazione civica, anche se giustamente noi abbiamo dovuto scegliere in questa prima fase, che è anche sperimentale, una modalità che ci consentisse comunque di partire e di inserire questa importante materia, così come avete sottolineato bene nei vostri interventi, sia prima di tutto per gli studenti e quindi nelle scuole, ma anche con corsi appunto predisposti per gli adulti, proprio perché la bassa alfabetizzazione finanziaria, lo abbiamo visto, l'Italia è davvero indietro rispetto agli altri paesi e rischia ancora di più di rimanere se non diamo un primo segnale di innalzamento da questo punto di vista di insegnamento e di livello di cultura finanziaria nel nostro paese. Poi sicuramente troveremo
insieme modalità, secondo me, metodi che consentiranno di avviare un percorso, diciamo, migliore e completo rispetto a quello che noi oggi possiamo proporre all'interno delle varie proposte che sono depositate. Quindi non era una domanda, era una riflessione da fare insieme e un ringraziamento sentito anche per la memoria scritta che ci ha lasciato la dottoressa Bianco e che leggeremo con grande attenzione. Grazie. Grazie a lei, senatrice Sbrollini. La parola al senatore Perosino. Una domanda, o meglio una constatazione al professor Ghisolfi, con ringraziamenti alla dottoressa Bianco. Caro Presidente, io quando ero impiegato bancario, tu eri già Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano. Qui dobbiamo darci del lei, Ma ricordo che venivano delle persone in banca, e parlo di tanti anni fa purtroppo, e sapevano che cosa volevano. C'erano degli autodidatti, persone che seguivano le trasmissioni televisive, che leggevano i giornali, e poi ce n'erano che si fidavano del direttore. Poi anche nelle banche è cambiato, perché le banche hanno poi assunto una funzione, non dico di, tra parentesi, di pseudo fregatura, dovevano in qualche modo piazzare delle operazioni e quindi magari il cliente disinformato poteva cadere in operazioni che avevano un certo rischio, tenuto conto dell'età, perché a una persona di 75-80 anni non si possono proporre le stesse operazioni, si propongono a un quarantenne che ha la possibilità di vedere i suoi risparmi salire e scendere a seconda dell'investimento. Poi ho visto delle famiglie che, e credo che questo nei libri che ha pubblicato il professor Ghisolfi siano citati, delle persone che sono in difficoltà economiche, che hanno 1.000 euro al mese o meno e risparmiano, le persone che hanno 2.000 euro o 3.000 euro che non ce la fanno, perché ci sarebbe anche un accenno allo spreco di denaro nel gioco eventuale di cui si parla in altre commissioni. Per cui penso che partire ad educare i giovani dalle scuole medie, come si definivano prima, nel biennio delle superiori, sia molto utile, che sia ora di farlo e che sia possibile, perché in questa legislatura, tra le tante o poche cose che si sono fatte, quella dell'educazione civica è partita. Quindi può partire anche questa educazione, per la quale l'opera del professor Ghisolfi con le sue pubblicazioni è stata utile in tutta Italia, e quello che ha detto la Banca d'Italia oggi, che è il frutto di un'esperienza che riconosciamo nel campo finanziario, e volerla applicare nelle cose concrete, in aiuto concreto attraverso anche le istituzioni, di premi, corsi specifici, sia molto utile, e che sia una, perciò questa iniziativa, Presidente, sia una di quelle cose che si può attuare in questo finale di legislatura. Grazie. Ringrazio lei, senatore Perosino. La parola al senatore Marino. Grazie Presidente, e grazie ai due ottimi relatori che ho il piacere di conoscere e di apprezzare in questa come in altre sedi. Vorrei fare una considerazione. Io penso che noi siamo qui per costruire mattoncino su mattoncino un edificio che ci permetta un giorno di vedere realizzato finalmente l'educazione finanziaria come un patrimonio comune e condiviso. Io ho avuto l'onore di essere colui che nella scorsa legislatura ha introdotto nell'ordinamento italiano, con un emendamento, grazie anche al validissimo contributo del ministro Padoan, il tema dell'educazione finanziaria. Penso che adesso noi siamo chiamati a uno step in più. Io apprezzo tantissimo quello che diceva il professor Ghisolfi, è vero, anch'io vorrei raggiungere in termini più veloci un qualcosa che ci chiami a una maggiore competenza, che faccia sì che l'educazione finanziaria sia parte del percorso comune condiviso. Però ho imparato anche che la politica ti costringe a cercare di fare piccoli passi per ottenere risultati che poi piano piano in prospettiva penso che possano avere un senso. Quindi so benissimo l'opera importante che sta svolgendo il professore, anche di diffusione
del tema dell'educazione finanziaria, così come devo dire vedo nella dottoressa Magda Bianco una persona che ha precorso i tempi e ha fatto sì che in luoghi importanti come Banca d'Italia si potessero affermare questi principi. Però io penso che noi dobbiamo cercare di raggiungere i risultati nel nostro piccolo. Io, ad esempio, ho anche un altro disegno di legge che è diverso da quelli su cui stiamo ragionando, che è quello della cittadinanza economica, perché penso che l'obiettivo importante sia quello poi di arrivare a formare le cosiddette fasce deboli, per fare sì che il problema dell'educazione finanziaria non rivolga soltanto i giovani, ma si rivolga, ne parlavamo, anche le donne che hanno un po' più di difficoltà, fasci di immigrati, cioè quella è la fine del percorso. Però ho imparato nella scorsa legislatura che noi dobbiamo riuscire a portare a casa quello che riusciamo a fare. Adesso abbiamo un'occasione, che secondo me è un'occasione importante, portare a casa un risultato. Scusate la semplicità del ragionamento, ma penso che sia utile. E quindi il contributo che voi potete dare e che ciascuno di noi può dare, penso che sia funzionale a quello. Questo è lo sforzo che vogliamo cercare di operare, quindi apprezzo moltissimo i contributi costruttivi e positivi che voi avete dato, sapendo che si potrebbe fare di più, ma intanto cominciamo a fare qualcosa. Lo dico al professor Ghisolfi da piemontese a piemontese: piuttosto che niente, ma piuttosto, che non va bene in Senato parlare in piemontese, però assolutamente mi sembra che sia una forma concreta di ragionamento che pensa che debba caratterizzare un po' la nostra azione in questo momento. Grazie per i vostri preziosi contributi. Grazie anche a lei, senatore Marino. Mi pare che non ci siano altri interventi. Comunico allora che le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, buongiorno. Grazie. Yeah.